questo periodo si L'ospedale di Fiorenzuola non rischia il crollo. A sostenere questa teoria è il pool di tecnici incaricato dal comitato sorto contro la chiusura dell'ospedale per lavori di ristrutturazione. Secondo la perizia dell'AUSL, la struttura presenta problemi di staticità. I tecnici incaricati dal comitato hanno effettuato un sopralluogo ed hanno analizzato le 1500 pagine di perizia stilate dai tecnici dell'azienda sanitaria. Secondo Giovanni Lambre, progettista di una parte del vecchio ospedale di Fiorenzuola e portavoce del pool di tecnici del comitato, la perizia è contraddittoria. Se dobbiamo arrivare alle conclusioni, dobbiamo concludere che la perizia è inattendibile, inaffidabile per il modo in cui è stata fatta, per come si sono valutati i dati. Che cos'è in particolare che non convince? Il primo dato che è emerso è il numero delle prove. Il numero di prove che sono state fatte, sì, numerose, però concentrate solo in un determinato piano. Quello che, come giustificazione danno loro, quegli estensori della perizia, è che non volevano disturbare altri reparti, roba del genere. Però noi abbiamo scoperto, conoscendo l'edificio, che si potevano fare prove tranquillamente dall'esterno senza disturbare l'interno. E noi comunque, pur non conoscendo la genesi della struttura originaria, cioè degli anni 60, perché purtroppo col tempo poco tempo che abbiamo avuto non abbiamo potuto ricercare e approfondire fino in fondo questi elementi, alla vista, al primo sopralluogo che abbiamo potuto fare concesso dall'OSL, possiamo dire al momento non ci sono problemi. Sta andando avanti il percorso che abbiamo voluto sostenere in modo determinante già nell'ultima conferenza sociosanitaria. Diventa fondamentale, dato che tutto si basa su una perizia che nessuno ufficialmente ancora aveva visto, valutarla questa perizia. Siamo riusciti come comune di Lugagnano ad ottenere ufficialmente questi dati. Uno staff di tecnici qualificatissimi sta ragionando per vedere come questi dati possono essere utilizzati e, come spiegheranno, stanno uscendo una serie di importanti considerazioni che riaprono tutta la questione. Quindi prima di ragionare se spostare, cosa spostare e che tipo di interventi fare, prima di vedere se i 10 milioni di cui si parla ma che non sono stati ancora ufficializzati sono necessari, si veda se la perizia effettivamente ha il valore che le si è voluto dare. Presentato durante l'ultima conferenza sociosanitaria.